Dal verde dell'Alpinità al tricolore della patria, Brino questa domenica ha declinato i migliori colori del nostro paese per la giornata conclusiva del 52esimo pellegrinaggio in Adamello. Non un pellegrinaggio qualunque, ma quello del centenario della Grande Guerra. Sabato la cerimonia in quota, anche questa molto partecipata sul Monte Listino, 2750 metri di quota, dove resistono su una delle linee più a sud del fronte dell'Adamello i resti dei manufatti di guerra. Domenica invece con la sfilata conclusiva. Sono state giornate che difficilmente verranno dimenticate. Ieri in quota abbiamo vissuto momenti davvero suggestivi e il Presidente è contento di essere riuscito a dare un taglio di sobrietà a quella cerimonia che meritava, perché quello è il vero spirito del pellegrinaggio. I pellegrini l'hanno vissuto davvero intensamente, tutti noi che eravamo presenti l'abbiamo vissuto intensamente. E questa mattina a Brino è stato davvero un aprirsi il cuore quando sfilavo in mezzo alla cittadina fra la gente di Brino che era scesa sui marciapiedi, una cosa davvero impagabile. Ecco, queste sono le soddisfazioni che il Presidente della sezione Valle Camonica questa sera porta a casa e ne farà tesoro e resteranno davvero nella sua memoria un gran bel ricordo. E invece la fatica che dopo due giorni così intensi anche il presidente degli Alpini Comuni Giacomo Cappellini ha già dimenticato, insieme ai tanti alpini e alle tante pentinere che hanno lavorato perché tutto andasse al meglio. No, sono impagabili perché visto da fuori non si riesce a capire, ma quando li si vede lavorare così senza nessuna gratificazione, ma solo per passione, solo per puro volontariato, dedicare tanto tempo per queste cose che hanno un significato profondo. Ecco, lo ripeto, davvero mi viene un magone, a loro va il grazie più grande del loro presidente. Dopo l'alzabandiera e gli onori ai caduti, il mare di penne nere precedute e scortate da bande e fanfare dalle autorità militari e civili, da tanti sindaci, dal Consiglio nazionale e dai vertici delle truppe alpine ha mosso per le vie del paese avvolto simbolicamente del tricolore. È stato un momento davvero suggestivo che ha avuto il suo clou nel cuore del paese, nella piazza del municipio dove gli alpini si sono ammassati, dove si sono tenuti discorsi ufficiali, dove è stata celebrata la messa e dove Monsignor Angelo Bazzari ha sottolineato durante l'omelia come l'esempio degli alpini di farsi carico dei problemi comuni dovrebbe essere seguito da molti, anche dalle istituzioni. Il pellegrinaggio però è anche e soprattutto memoria. Volti e nomi di persone che ho conosciuto e che oggi sono scomparse, dal De Giulio appunto al Sala a cui è stato dedicato questo pellegrinaggio. Io mi auguro che questo attraversamento della nostra storia ci aiuti a vivere la cronaca quotidiana con tutto l'impegno che ciascuno di noi può mettere nel copione del proprio lavoro e dentro nella propria realtà. Come ha fatto Nando Sala, che insieme a tante altre penne nere comuni ha sempre sostenuto i valori degli alpini e quelli del pellegrinaggio.